Sì, partita difficile, il campo permetteva poco gioco, quindi è stata una battaglia, poche occasioni, tutte sporche, e quindi con 0-0 alla fine è giusto. Non c'è nessun rammarico. Ma no, potevamo fare concretizzare meglio il tiro, qualche occasione nel primo tempo, forse ci poteva stare un rigore su Pittarello al secondo tempo, però alla fine penso sia giusto così. È stata una partita alla pari, giocata bene da entrambe le squadre, quindi siamo contenti per quello che abbiamo fatto. Come ti sei trovato a fianco di Pilati? Bene, non era la prima volta che giocavamo insieme. Ci troviamo bene, difensore forte, quindi sia con lui che con gli altri ci troviamo bene e dobbiamo continuare a fare così tutte le partite. Cerchiamo di non prenderlo mai. E quindi meglio così. Appena rientrato sei subito fuori. Lo so. Grazie. Avrò un po' più di tempo per recuperare, dai. Adesso vai 3 settimane, hai. Sì, infatti. No, purtroppo avevo 4 gialli. Oggi, sinceramente, poteva evitarlo l'arbitro. Non era così netto il mio giallo, secondo me, però. Però, se non altro, vi siete scambiati. Prima fuori legati, adesso fuori te, e il prossimo sarà Pilati perché anche lui è Sì, ma ci mettiamo sfigato. d'accordo noi, non è che Esatto, vi facciamo. alternate. Ma è ancora presto, però siamo contenti del campionato che stiamo facendo. È lunga, la classifica è cortissima, e quindi soddisfatti, ma con i piedi per terra perché è ancora lunga. Zennaro, secondo te su un terreno diverso le due squadre avrebbero dato ancora più spettacolo? Ma sicuramente sì, come ha detto Bacco, il campo permetteva poco gioco, lo sapevamo, è stata una partita più di seconde palle e meno gioco rispetto al solito. Si correva anche il rischio su questo terreno di qualche autorete, svirgolatura e così via, insomma, no? Si Sì, rischiava anche certo. molto. Sì, per entrambe le squadre questo, siamo stati bravi, concentrati fino all'ultimo e ci portiamo a casa questo pareggio. Poteva andare meglio l'occasione di Pilati. Sì, sono un po' dispiaciuto nel senso che io forse l'ho messo meglio con il corpo, lui ha fatto 70 metri di rincorsa, è arrivato, ha calciato lui, è andata così. Ha ricordato un po' l'occasione tua di Mantova. Cioè, come tipo. Sì, forse io oggi avrei avuto il tempo di stoppare la palla e calciare, lui è arrivato in corsa, ha calciato lui e Te l'ha rubata. nulla, me l'ha rubata, gli ho detto sì. Sì. Ladrone. Fatto bene. Per quanto riguarda il tuo ruolo, preferisci giocare subito avanti o indietro la palla? No, diciamo che a me piace di più fare il trequartista, poi avendo sempre fatto la mezzala cambia poco, ecco. Dare un po' la definizione di un ruolo Sì, è anche questo è vero, complesso. nel senso che c'era da correre su e giù e il ruolo passava in secondo piano, ecco, oggi un po'. Oggi ve li siete suonati in maniera corretta, Sì, sia ma nel tabellone esatto, sì. che Da entrambe le parti, sì, sì. certo. Queste due squadre restano quelle in forma del momento, 11 risultati la Pro Sesto e 8 risultati utili la Feralpi, insomma. Sì, sapevamo che anche loro stavano passando un momento sicuramente positivo, l'hanno dimostrato anche oggi come noi. È stata una partita equilibrata e credo che per le occasioni viste da entrambe le parti sia stato giusto un pareggio. Due squadre giovani chiudono l'andata davanti a Vicenza e Pordenone che schierano tutti i giocatori di una certa età. È cambiato qualcosa? Ah, è un campionato molto equilibrato, sicuramente a noi fa molto piacere, anche se dobbiamo restare con i piedi per terra perché non abbiamo fatto ancora nulla. C'è tutto il girone di ritorno e già adesso si parte subito con la prima di ritorno e quindi bisogna continuare così, ecco. Avevate paura dal fatto che Pizzignato con 7 punti di sutura potesse sbracare? No, sinceramente sembrava
personaggio di Arancia Meccanica, però aveva l'occhio aperto, non gli si è gonfiato. Ci vedeva, Non era un insomma. problema, ci vedeva bene.